L'ingresso nel supermercato di due persone armate, le urla di intimidazione, il furto, gli spari, la fuga. Puro terrore all'ora di pranzo nel frequentatissimo discount Eurospin in via Cicolella a Lecce. Non ha più mai capitato queste cose. Cosma, questo è quello dei liquori. Vedi che le dei liquori hanno sparato? No, non credo che abbia. Non lo so, appena è vista una porta che si apre, me ne ha giù lasciato tutto e me ne sono uscita. La borsa a me non mi hanno toccato niente, alle altre persone ho visto da qua che tutte stanno infaruate e non potevo uscire. La rapina si è consumata in pochi minuti. Due uomini, a quanto pare giovani, con i volti parzialmente coperti, uno da un cappuccio, l'altro dal bavero della giacca, entrambi con occhiali da sole scuri, hanno fatto irruzione e, puntando una pistola contro i dipendenti, hanno preso il contenuto di quattro casse. Il denaro è ancora da quantificare, ma vista l'ora di punta, si pensa sia un bottino piuttosto cospicuo. Quando sono usciti, forse alla vista di una guardia giurata, i banditi hanno esploso un colpo di pistola in aria e poi sono scappati a bordo di un'auto. È intervenuta la polizia, volanti e squadra mobile. Gli agenti hanno raccolto il racconto dei presenti, impiegati del discount e clienti. Poco dopo, al 113, è arrivata una segnalazione. Qualcuno in città aveva notato due persone in un'auto intente a contare dei soldi, ma questo non ha trovato riscontro negli immediati controlli dei poliziotti. Ci sono telecamere ovunque però, all'interno e all'esterno del supermercato. I volti dei malviventi non erano del tutto coperti e gli inquirenti stanno analizzando attentamente ogni filmato.